Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ci qua tornati col secondo episodio di Mario Kart Tour, Tour Todd vs Toadette. Yes. Siamo anche vestiti a tema per sostenere la nostra squadra. Sì, che ne ha bisogno quanto abbiamo visto. Eh sì, perché ora vi spiegheremo cosa abbiamo visto nel giorno di ieri. Esatto, ovviamente come sempre c'è il nostro mitico riassuntino. E come sempre, perché noi tanto lo specifichiamo sempre, però vabbè, siamo anche troppo ripetitivi. Per chi non fosse interessato, giù nell'info box vi scriviamo il minuto preciso di quando inizia il gameplay, quindi basta che pigiate sul minuto e vi skippate tutta la parte iniziale. Bene ragazzi, quindi direi subito di iniziare col riassunto e almeno vedete cosa abbiamo fatto in questi giorni. Allora, noi appunto ci siamo lasciati che lo sbobbo, soprattutto perché quel giorno avevo da editare, ha registrato di mercoledì l'inizio del nuovo tour. Però poi volevamo fare le 600 monete perché lui, avendo fatto solo dei coppe, non l'aveva fatta ancora le 600 monete. Quindi non c'era arrivato. No, facciamo queste 600 monete, almeno insomma riusciamo a prenderle. Però abbiamo fatto un bel po' di roba perché ovviamente quando è iniziato un tour è così. Quindi insomma iniziamo subito. E appunto l'abbiamo fatto mercoledì verso pomeriggio, sera, insomma una cosa del genere. Abbiamo fatto appunto, facendo queste gare, cosa l'abbiamo sia migliorate queste gare e siamo riusciti a fare anche le 600 monete giornaliere. E appunto abbiamo fatto una sfida che ci ha dato come ricompensa delle stelle più i vari tristi di monete. Grazie poi a queste sfide completate che ci hanno dato le stelle, abbiamo sbloccato dei regali del tour, fra cui 3 rubini, 10 coupon oggetto, 5 rubini e altri 15 coupon oggetto. Abbiamo fatto poi un'ulteriore sfida con ricompensa stelle e più un tristi di monete, fatta un'altra sfida ovviamente come vi stavo dicendo prima con ricompensa stella e un'ulteriore sfida sempre con ricompensa stellina e un tristi di monete. Ovviamente abbiamo fatto tantissime sfide, sì, perché esatto, giocando ai trofei. Sì. E le sfide essendoci da un solo giorno erano, le poi completavi erano, tutte, era sì, molto semplice, erano quelle semplici, tipo colpisci, arriva primo, usa il calamaro, cioè sono quelle cose semplicissime che quindi ovviamente giocando vi capita di fare, ovvio. Mm-hmm. Poi abbiamo dato un coupon aumento livello personaggio, a un personaggio comune che è Baby Rosalinda, e l'abbiamo mandata a livello 4 perché gli mancava, era 7 su 8 di 3 appunto, e dandogli un coupon ci è andata il 4 e ci serviva per una gara, non mi ricordo quale però, perché era una gara che non aveva nulla a che fare con le classifiche, no, mi pare era di no. Una gara così a caso. No, perché stavo, perché c'era nel negozio della selezione del giorno, no? Ho visto che ci andava al 4, quindi io gli ho detto a lui acquistiamola, almeno ci va al 4, però avevamo 16 coupon, mi pare. Quindi lui ha detto no, ma risparmiamo le monete e diamogli un coupon a sto punto. E l'abbiamo mandata al 4 e mi pare appunto c'era in una gara, perché noi ogni tanto guardiamo nelle gare come siamo messi, anche fuori camera, ovviamente. E avevo visto che c'era lei e quindi ho detto mandiamola a livello 4 perché ci serviva appunto. Quindi insomma abbiamo fatto questa cosa che potevamo anche non registrarla, però vabbè. Ho comprato le sfide premium, quelle a 4,99, quelle da 15 poi vedremo. Questa sfida non era ancora stata completata, ci mancava da fare ancora dei primi posti. Infatti vi andrò a elencare che cosa avevamo preso al momento, però non avevamo preso del tutto ancora. Infatti ci aveva dato Fuoco Bros, che è un personaggio raro, la Cetrobolide, che è un kart raro, Parapendio Bobomba, deltaplano raro, poi 3000 monete, 10 rubini, 3 coupon punti pilota e un coupon abilità pilota comune, più tutti i vari tris di monete. E come vi ho detto, ci mancava da prendere 2 coupon e la ricompensa finale, perché ci mancava da fare 8 vittorie, insomma queste 2 coupon erano delle ricompense, dovevamo arrivare ai primi per un po' di volte, quindi non l'avevamo ancora fatta, però tanto poi il giorno dopo, quindi giovedì, che vi andrà a elencare lo sbobbo, poi ce l'abbiamo fatta, ecco, rifacendo un po' di gare. L'abbiamo voluto comprare subito perché io avevo fatto casa una cosa, stavo riguardando la classifica come eravamo messi, no? La classifica di questa settimana, e mi ricordavo che lui mi aveva detto che c'era questo spettrale di drago in questa sfida premium. Fatto sta che vado a vedere questa classifica, vado a vedere questa fatidica gara che è la prima, tra l'altro. Dovevamo Deserto Calamari, mi pare, si chiama. Sì, Deserto Calamari, avevamo il deltaplano anche a 2 all'1. Infatti, praticamente vado a vedere tutti i deltaplani che potevamo avere, insomma, quelli possibili papabili, perché ce n'era uno che è Mappamondo. Mappaplano. Mappaplano, che è quello nuovo ottenibile dal tubo.
E quindi ho detto, vediamo se c'è qualcos'altro magari. Fatto sta che scorro, in fondo c'erano le spettrali, quindi gli faccio a lui: no, Spob, ci sono le spettrali, detto, quelle che ci sono nella ricompensa delle sfide premium a 4,99€. Quindi appena l'abbiamo vista eravamo completamente impazziti, certo, ci ha detto no, compriamole. Se si trova il mappaplano lì siamo fottuti, no, quindi adesso, siamo fregati. Esatto, quindi abbiamo detto compriamole subito queste sfide. Infatti anche se non era completata del tutto l'abbiamo voluta comunque comprare, infatti tanto poi l'abbiamo completata il giorno dopo, quindi queste spettrali siamo riusciti a ottenerle, in poche parole. E poi abbiamo visto che le spettrali drago sono anche in parecchie piste, quindi se ci dovrà essere d'aiuto, insomma, se magari vediamo che siamo messi male, molto probabilmente gli daremo qualche coupon e le manderemo anche un po' avanti. Eh sì, anche per questa classifica. Sì, esatto, specialmente. La giornata di giovedì ci si è aperta la sezione notizie, abbiamo visto che la squadra di Todd purtroppo era avanti anche di un bel po' rispetto alla squadra di Toadette, quindi speriamo oggi di aver recuperato, ancora non si è visto. No, però è vero. Chi non lo sapesse, quando ci sono i rally a squadre, ogni giorno, tipo magari oggi appunto è venerdì, il giorno dopo, che sarebbe sabato, se voi andate nelle notizie vi dicano i punti della giornata di venerdì, spero si sia capito giusto. Sì. Dovrebbe essere così, insomma, spero che il discorso torni. Ecco, quindi sì, ogni giorno voi andate a guardare, almeno vi dice la percentuale, bene o male, di differenza. Ecco, secondo me esatto, è molto ogni giorno alle 8 cosa. Arrivano gli aggiornamenti sulla percentuale. Sì, esatto, dei punti. E secondo noi è molto utile. Mm-hmm. Non lo sapevamo, non l'abbiamo scoperta nel tour scorso, quindi Mario versus Peach è molto utile, sì. Abbiamo poi proseguito con la gara giornaliera, che è stata una gara abbastanza corta, però eravamo tutti lì vicino. Sì. Grazie a una frenesia siamo riusciti a passare terzi al primo giro. Poi nel secondo giro siamo passati per fortuna primi. Abbiamo fatto anche 5 stelle perché era una gara non ancora giocata. Di un trofeo non ancora fatto. Abbiamo sparato il tubo verde e abbiamo trovato una nastronave, che è un kart comune, quindi niente di che. Ovviamente i giornalieri sempre tubi verdi, vabbè. Sì. Abbiamo fatto anche una sfida che dava come ricompensa le stelle più il tris di monete. Abbiamo purtroppo visto, e poi vabbè, siamo scesi al secondo posto, ma ci si poteva aspettare, sì, perché certo, con un solo tentativo su ciascuna pista era difficile rimanere primi per tanto tempo. Sì, ma guarda, anche un miracolo che siamo ancora secondi. Ora magari molto probabilmente saremo scesi. Perché comunque ci andava anche troppo bene, via. Abbiamo poi sbloccato altri regali del tour, tra cui 300 monete, un coupon, abilità del Tatlano comune, grazie a queste stelle che abbiamo ottenuto dalle sfide. Abbiamo poi sbloccato il trofeo giornaliero delle coppe rimanenti, che è quello appunto di Mario Ghiaccio. La selezione del giorno poi abbiamo visto che non c'era niente che ci interessava, quindi non abbiamo acquistato niente. Abbiamo completato le sfide premium, quelle che aveva spiegato lei, pagate 4,99€, e abbiamo preso un coupon abilità raro del pilota più tris di monete, e successivamente abbiamo preso un altro coupon come ultima sfida delle sfide premium, che è il coupon più importante, ovvero il coupon abilità rarissima del pilota. E completando più tutti i tris di monete e completando tutta la sfida abbiamo preso finalmente queste spettrali drago, che ci saranno utilissime per la classifica. Sì, ovviamente il taplano rarissimo anche in questo caso, ci mancava, quindi sì, vi si è spiegato anche prima il motivo per cui l'abbiamo fatto, quindi top. Quindi insomma ragazzi, finito il riassunto, speriamo di aver fatto anche abbastanza veloce, dovremmo essere andati a macchinetta oggi, speriamo. E niente, ci vediamo direttamente con il gameplay. Ok ragazzi, eccoci appunto arrivati con il gameplay. Direi di iniziare subito con la gara giornaliera, te che dici, Sbobo? Sì. Ce la leviamo almeno subito di turno. La volevi fare te questa? Era no, un trofeo, vai. Yoshi l'ha iniziato te questo. Me lo ricordo. Me lo ricordo. Forse era quello che avevo iniziato io, ma è uguale. Forse no, è la gara giornaliera che si è fatto ieri, sai. È di quella, cioè è della coppa della gara giornaliera di ieri. Ma probabile. Non mi ricordo ragazzi. Allora, abbiamo Funky Kong che ha l'abilità del barile di banane, quindi non un granché, diciamo, no, per nulla. Perché poi ogni tanto si inciampa anche nelle nostre banane. Sì, è vero. Mamma che urto, infatti è un odio quel barile, mamma mia. E che poi non vi si è detto nemmeno che cosa volevamo fare oggi. Comunque avevamo in programma di fare, aspettate ve lo dico, allora ovviamente gara giornaliera, vedere cosa c'è nel negozio, insomma tutte le varie cose, bell'oggetto. E poi sparare un tubo, perché abbiamo ottenuto un bel po' di rubini, quindi spareremo un tubo e completeremo 2-3 trofei, vediamo a seconda di quanto tempo ci rimane. Ecco, non volevamo fare un video lunghissimo, quindi forse ne facciamo anche una due. Testa è bella, sì. Sì, esatto, una testa, bravo. Che palle, ma si è schiantato sul tronco. Poi c'aveva anche la banana. Ma ora non ce l'aveva più. Ora no, perché gliel'ho presa, Sbobo.
Allora, secondo posto però. Ma senza. Cioè, ho avuto degli senza oggetti. Senza frenesia, un casino. Veramente inutile. Ho avuto una banana, un guscio rosso, un guscio verde, poi sempre le monete. Qua vedete. Infatti. Tra l'altro, ovviamente, come vedete, non stanno prendendo medaglie perché Funky Kong è della squadra di Todd. Eh sì, infatti. Quindi. Ah, compreremo anche un po' nel negozio delle medaglie perché comunque facendo anche le sfide fra ieri e Vaffandomo. Fra ieri e mercoledì un po' ne abbiamo ottenute. Sì, abbiamo più di 600 medaglie. Eh sì, quindi un po' di roba. Bello shopping, bello tutto per noi. Eh sì sì, attenzione. Questo mi tira il guscio, aiuto. Ma tiralilo. Sì, infatti, ma prendi il primo. Che questo s***o, com'è me lo tira a me? Sì, anche la tua squadra c'è l'altro. Vabbè, senti, ti levo io dalle palle allora. Vabbè. Allora, ripeto, c'è stato verso, no, vabbè, no. Ma secondo me però ma ho avuto degli oggetti fatto. Comunque, ragazzi, me la stella l'hai fatta. Sì, sì. La quinta. Ma io penso di sì, poi io a un caso non la rifò, cioè sì, vabbè, certo. Noi, ragazzi. Se no si perde sempre un botto di tempo a rifare. Oh, ci le spettrali drago. Bella, la 8008. Dai, verde, che dobbiamo sparare un tubo da 45, vai. Bella. No? 3, 2, 1, via. Rubini. Bella, ultimamente però non si può lamentare. 3 rubini per noi. Sì, per noi. Vediamo nelle notizie a che punto è la classifica. Sì, allora aspetta, sblocchiamo la coppa, trofeo Mario. Buono. Ok, ce ne rimane 3 da sbloccare. Poi vedo che siamo terzi. Vabbè, dai, 48.000, il primo è 56.000. Dobbiamo ancora metterci l'impegno, quindi è fattibilissima. Sì. Ok, andiamo allora nelle notizie. Vediamo come procedere agli a squadre. Vediamo un po'. Ok, siamo ritornati sopra. 47-53. Però come vedete siamo sempre lì. Quella sì. Squadra è così, è un'ansia fino all'ultimo. Non si sa mai chi può vincere fino alla fine in questi tour. Assolutamente. Che si compra qua? Finiamo di rubini. Prendere rubini, monete. Lui prenderà rubini e monete, sì. Almeno se ci interessano le cose. Assolutamente. Ce le prendiamo subito. Tra l'altro con le monete dovremmo prenderne 5.000. Sì, sì. Ancora 10. No, 1.000 ne danno una ora. 10.000 monete danno ora. Però di solito erano 500. Bella storia. Ottimo, raga, ci si piglia sia paranuvolo che melasvigno, sì, verde. Sì. Ottimo. Andiamo subito nel negozio delle leghe e si compra. La melasvigno compriamola subito. Sì, che ci manca anche la voglio, carina un botto. Melasvigno verde, tra l'altro. Verde. Non credevo ce ne fosse così tante, io. Pensavo ce ne fosse solamente una, quella avvelenata, poi l'abbiamo trovata normale, ora c'è anche verde, adoro. Si fa comprare entrambe le cose. Sì, pazzesco. Abbiamo già più di 20.000. E con 94... Comprati la corsa all'oro. Si può prendere, ma si va, almeno si va a 8. Si va a 8. Non male. E poi prendiamo qualcosa a 50, prendiamo uno di questo, vai. Posto. Abilità pilota del comune. E con 20 non posso niente. Prendere nulla, vero? Vabbè. Ok, poi selezione del giorno, punto carta, coupon, punti veicolo, sì, e basta. Sì. Questo non si compra. Questo sarebbe se... buono perché andrebbe portata al 7, ma teniamoci queste monete. Sì. E andiamo a vediamo in quante gare è la melasvigno verde. Poche. Pochine. Vabbè, noi ce la compriamo perché è carina. Poi ci manca, quindi troppo. Il paranuvolo che ci va quasi al 4, è già a livello 3, andrebbe a 1 su sì. 2, quindi... Non è male. Almeno per questa settimana il negozio delle leghe l'abbiamo comprato. Non dovremmo comprare nient'altro, no? Dovremmo no, andare no. Bene così. Che si fa, sbobbino? Spariamo? Il tubo è prima resettalo. Ce n'è uno in omaggio anche. No, tra un po'. No, allora fa una gara. Aspetta. Poi si pensava fa? Di resettarlo perché abbiamo già trovato una cosa in evidenza. Quindi esatto. È più raro trovarlo dorato. Che fa? Lo resetto subito? Resettalo, no. Te spara prima quello okay. Singolo e poi si resetta. Allora prendiamo lei. Poi, bella, livello 7. E questa livello 3. Sì, dicevo, però spariamo prima quello normale. Poi lo resettiamo. Quello gratis, via. Sì. Poi si resetta e si spara quello da 45. Assolutamente. Ok, perché. Lo volevamo provare a resettare perché già una cosa ce l'abbiamo trovata. Ok ragazzi, l'abbiamo avuto problemi con la macchinetta, quindi molto probabilmente non dovrebbe avermi preso la parte della gara, ovviamente. Comunque siamo arrivati quinti, una sfiga pazzesca. Ho avuto anche frenesia di fungo scatto, ma non mi è servita a niente, sono stata ripresa mille volte.
una sfiga, non potete capire. Poi tipo avevo davvero superato, ma hanno ripreso, cioè non c'è stato verso proprio. Tra scleri e altro. No, infatti, quindi vi siete persi gli scleri. Ovviamente, però comunque le stelle le abbiamo fatte. Ed è stra mega migliorabile sta gara, per farvi capire, perché ho fatto pietà. Allora, prendiamoci subito i regalini. Ok, coupon stella più sì, sblocco, no, cos'è? Abilità veicolo comune. E andiamo tubettino a sparare il tubettino. Questo paro io. Ma spara sparo te. Io, meno male è verde. Spara tutto a te. Qua si fa da 45 insieme. Ah. Bella, Baby Peach, wow. Vabbè. Preferivo Baby Luigi. Io lo resetterei per il discorso che vi ho spiegato prima. Sì, perché comunque lui ha trovato un kart già inerente. Sì. Quindi ora speriamo di non ritrovarlo di nuovo, se no vai sbobbo. 3, 2, 1, via. Speriamo bene. 3, 2, 1, via. No. Vai sbobbo. Madonna, 3, 2, 1, via. Questo è brutto, questo è malissimo. Ma te l'ho detto, il fatto che si è trovato un dorato l'altra volta ci ha portato sfiga. Due baby peach di fila. Cupa che ci va al 4. Wow. Wow. E questa che cosa c'è seccato? Ah, la mia mobile che è andata al 2. Rarissimo. Baby Daisy. Sì, è assurdo comunque così. Ah, questo è il quinto. Paracadute. Ma i rari? È un'astronave. Tutti comuni? Sì. Dai, un blef che ci arriva il personaggio. No, non arriva. Giocartolo. Ma dai, sono rarissimo così all'improvviso, ma che cavolo di senso. Ma neanche un raro. No. Ma questo è un tubo assurdo, ma poi abbiamo trovato queste che. Ma che cavolo ci azzeccavano? Nulla, questa non ci serve veramente a niente. Non ho parole. Ma se ne spara un altro. Tanto dobbiamo provare a trovare le persone. Perché comunque ci cioè le persone, tutto. Comunque c'è queste cose in evidenza e volevamo provare. Tutto. Riproviamo, vai. 3, 2, 1, via. Scusate, 3, 2, 1, via. Io. Dai, che palle. Oh. Ora però aspettiamo a parlare. Vai sbobbino. 3, 2, 1, via. Vediamo un po' come va. Aiuto. Speriamo di vedere una stella. Possibilmente. Ci va bene anche Todd, cioè nel senso basta trovare qualcuno. Certo. Oh, ci sono anche i rari a sto giro. Miracolo di Dio. Oh, fiamma volante che ci va al 4. Per ora. Ok. Io voglio questo è il quinto. Stellina per noi. Poi, mamma, stravanzate le stesse cose comunque. Wendy. Settimo. Ecco, mamma. Da qualcosa di niente al tuo, però. Ma perché? Che c***o è questo? Piano, amore. Ma perché Luigi Pinguini? Io me lo sentivo, non era qualcosa inerente. Livello 2 ci è andato, però non ho capito molto il senso. Ma perché? Ma ragazzi, è il 4. Madonna, è sfiga però, ragazzi. Se questo è l'ultimo. Dai, un altro rarissimo. Un altro rarissimo. C'è solo un rarissimo di cui non è neanche inerente. Ma 4 rari però. No, via. Questo, cioè, l'abbiamo comprato in negozio delle leghe la settimana scorsa. E poi non fa parte neanche della nostra squadra, perché fa parte del team Todd. Davvero, tra l'altro. Non ci serve neanche più di tanto. No, via, ragazzi. Questi 50 rubini per ora teniamoci. Sì. Io continuo, finisco trofeo Yoshi e devo fare dei salti turbo. Raga, che. Che amarezza. Ok, che nel tubo verde comunque una cosa rarissima c'era. Sì, non c'entrava. Sì, ma qui il pilota, vedi la stella. Speri, no, ti danno Luigi Pinguino. Perché a casa. Esatto, come potete ben vedere, non sempre si trovano le cose inerenti al tubo. Esatto. Scusate. E hanno tra l'altro una probabilità anche minore, quindi abbiamo avuto sfiga nella sfortuna. Esatto. È assurdo. Ancora più sfiga abbiamo avuto. Però dai, comunque un personaggio raro. Potrebbe essere un personaggio, anche un tubo con 10 comuni, una volta ci capitò. Mamma, no. Sì, è vero, ovviamente stavamo anche registrando, quindi è tutto dimostrare. No, vado di qua. No,
Certo, sono più saldi. Tanto che il tempo non ti può vedere. No, infatti. Ma le devo prendere le capre? No, non lo so, non credo. Non le voglio prendere. Ci fai il latte di capra poi. No. Boing, boing. Ti ho contato due salti. Sì, infatti. Adoro. Anche questa pista non c'era tantissimo da una, villaggio da di Daisy. È vero. Poi i Goomba sodomizzati. Beh, 22, secondo me bastano. Secondo me era 20. Spero, ovviamente. Sì, se l'ho fatta, l'ho fatta per il rotto della cuffia, come dici sempre. No, 18. No, 18. Okay. Quindi, bene. Onesto. Ottimo. Oh, e questo okay, l'abbiamo completato. Perfetto. Vuoi fare il trofeo Sodetto? Sì. Aspettiamo che è quello della classifica. No, facciamolo subito. A bomba? A bomba, va il primo tentativo. Beccati lo scatto perfetto, sì, almeno. Allora, qui abbiamo Todd Gatto. Vabbè, da allora non abbiamo fatto neanche malissimo a portare Todd Gatto. No, scusa, fammi rivedere. Fai... Sì, è il meglio, Todd Gatto. Ma prendila per le medaglie. Vuoi già migliorarla? Vuoi farla già bene questa? Sì, per ora sì. Anzi, no, vai, no. Poi facciamo con le medaglie. Tanto questi qui saranno da migliorare. Sì. E questa al 3. No, tanto noi nel video vogliamo cercare di fare le medaglie più che altro. Sì. Poi è normale che quando si farà la classifica prendiamo il personaggio con più punti, quello è normale. Certo. Mi serve andare al tramonto is back. Ok. La campanellina che utilizzarla subito. Eh sì. Anche lei è andata al 2 così a caso, pazzo. A prendere il primo. Ragazzi, allora, troveremo qualcuno di decente in questi tubi? Ormai questi rubini ce li teniamo, li spareremo. Sì, no, basta per ora. Vediamo di sparare qualche tubo singolo. Mm-mm. Comunque sfiga pazzesca, eh. Clamoroso. Cioè, appena vediamo una stella, no, un personaggio inutile, vaffandomo. Meno male, almeno ti ho fatto passare al secondo posto. Sì, è assurdo comunque, davvero. Sto prendendo le scelte di tutti i funghi degli altri. No, infame. Sono settimo, che è sta gara di frenesia. Ma che te ne fai nel secondo? Vabbè, è uguale. Però comunque ero dai, settimo, è andata bene, sì. Però anche bastare. Mi spezza che applaude con le zampe. Che poi è assurdo che ci mancava sia lei che Todd Gatto e poi l'abbiamo trovati tutti e due. Sì. Se ci pensi è assurdo. 5 stelle fatte. Bella. Oh, sfida. Sarà i punti. Probabile. No, sono delle monete. Ah sì, comunque sono i punti, ok. Non sarà fatto niente ancora. Infatti. Vai. A sto giro a 600.000 c'è il coupon abilità Delta Plane. Sì. Ma stavano crescendo le medaglie. Oh, bella. Vabbè, qui prendo Piccetti. Lei, Anche se un po' meno. E il giocattolo. Oh, sto giocattolo ultimamente ci si ritrova da tutte le parti. Si manderà un po' avanti, che si deve dire. Che poi noi abbiamo praticamente 15 coupon per aumentare il livello del personaggio comune. E avevamo pensato di darli tutti a Baby Luigi. Baby Luigi. Perché comunque ci manca poco che ci va a livello 7. Però mamma mia, Piccetti mi fa sempre mamma davvero impazzire. Però può essere una cosa a nostro vantaggio come anche no, perché però no, forse è meglio se ci si tengono. Aspettiamo. Perché se magari ci serve qualche d'un altro di comune, ci abbiamo i coupon e potremmo mandarla a qualche livello superiore, così si rimarrebbe fregati se no. Eh sì. Vabbè, per ora gara tranquilla, sì, per sì, ora tranquilla, abbastanza. Ah, del fungo me ne fa di nulla ora l'uso, eh. Ok. Gara tranquillissima. Sì, sì. Si mantengono molto bene anche
le combo. Non ti ha fatto prendere neanche i cubi. No. No. Mannaggia, se ora infatti vengo colpito sono fregato totalmente. No, c'ho Tanuki e vaffa. Ovviamente. Che m***a. Voglio commentare, se no spacco il telefono. No. Non devono succedere queste cose. Che sfiga. Se mi ha fatto la stella comunque, però è primo da inizio alla fine e poi ti arriva sta merda. Sì, e ti inc***a. Regali del tour fatti. Prendere, prendere. Allora, qui abbiamo 300 monete e un coupon pilota, un altro, ottimo. Raro, sì, scusate, comune, quindi. Per Baby Luigi. Ok. Remix Valle Fantasma, oh, meno bella. Male abbiamo trovato lei, per fortuna, nel tour scorso. Bella, bella. Anche, anche le spettrali vampiro, insomma. L'abbiamo mandata al 2 e per fortuna ci riservano anche a questa classifica, quindi vi dirò, sì. Non l'abbiamo pensata molto male. Perché noi sì, non si sapeva se mandarla a livello 2 perché c'era in pochissime gare, ovviamente essendo una cosa nuova, però dai, non c'era andata proprio malaccio. Oh, così, frenesia, pazzesco. Sì. Brava Baby Rosalinda. Va bene, frenesie così a caso vanno sempre bene. Sì, sì, va benissimo, va benissimo. A me bastano avere più sfiga come prima, poi per il resto sono credo. A posto. Io vorrei avere delle gare tranquille, senza sclerare ovviamente. Poi tanto poi succede comunque. Tanto meno male. Tanti VIP. Sì, meno male che al multiplayer, meno male, non c'è non car c'è pro. Cioè da una parte è anche un difetto questa cosa, perché comunque ci si poteva prendere i rubini. 15, no, 13 rubini in più. Quindi, no, forse anche di più. Di più. Molti di più. 13 se riesci a fare car pro. Se riesci a farle, sì. Però poi tutti i restanti ci sono da prendere molti di più, però mettiamola così, almeno lo scleriamo, quindi un lato positivo. Ovviamente la sfiga del fulmine. Ovvio. C'ho il guscio. No? L'hai preso. Allora ti prego. Benissimo, benissimo, manuale. Combo perfetto. Bella, nonostante sia stato colpito un botto di volte. Mi sa che lei ci sarà da portarla su per la prossima classifica. Sì. La guarda, meno male se ho trovato lei a sto punto. Eh sì. Perché sennò sarà proprio. E ripeto, Zucca che non si è fatto trovare. Ma guarda, è stato meglio così allora a sto punto. Ok, no, ma con chi bisogna fare lo scatto perfetto. Oh mio Dio. Con ma quelli che si cercavano nel tubo. Che infatti. Vale, sì, sì, certo. Che infatti, come vi si diceva, tutto fa brodo. Noi ci si lamentava perché si voleva Mario Zucca, che in realtà sarebbe Mario Halloween, ma noi si chiama Mario Zucca. Ma quanti piloti siamo? Davvero. E invece, vedete, Rosalinda Halloween ci servirà per questa classifica, quindi sotto. Tre più piloti, salto turbo. Vammi su quello davanti. Chiamiamoli a raccolta. Ok, così si vedono bene. Mm-hmm. Salto turbo, quindi. No, no. Tu hai detto, allora, ma fammelo a te. Oh, vai, questo l'ho fatto. È bellissimo, li facevano tutti. Solo quelli dietro. Tu hai detto, eri impazzita. Tu hai un folle di testa. Voleva partecipare. Questo non sa sommare. Che si fa, Sbobbo? Si fa un altro trofeo? Si fa un altro trofeo e si fa due cose a testa. Sì. Va bene? Sì, sì, sì. Che tanto, se no, vale, è troppo breve. No, infatti, se no. Vai, fate le prime due e l'ultima. Sì, sì, Tartosso lo fai te. Tutto fatta. Sì, dai, prendiamo lei, qua è uguale a quella di prima, ok? È uguale. Bella, bella. Non so perché hanno rimesso un'altra gara uguale identica, però vabbè. Non lo so, nemmeno io, assurdo. Ma lo fanno spesso, non capisco sì. Il senso anch'io. Vabbè. Io ho avuto la sfiga di perché mi hanno fulminato e non mi hanno fatto manco sì, prendere vero, il cubo, sì, mi sì. Ci ha fatto passare, mamma mia. Ma lei è uno spettacolo, al primo cubo è sempre frenesia con lei. Ma lei anche quando era a livello 1, cioè ragazzi, delle frenesie. Ma neanche un picciolo rosa per fare. Tra l'altro lei non ce l'hanno molti, eh. No, è vero. Perché non è da tanto che c'è e ovviamente dovevate aver culo. Sì, abbiamo avuto un botto di fortuna in quel tour perché eravamo della squadra di Peach. Era, esatto. Mario versus Peach. Sì. E meno male non abbiamo trovato Mario, abbiamo trovato lei che l'abbiamo utilizzata tantissimo. Un botto. E l'abbiamo trovata grazie a uno sparo singolo, se non ricordo male, da 5. Sì. Troppo.
In un tubo blef o no? Mi pare fosse stato un tubo blef, sai. Fare anche tubo verde addirittura. Sì, sì, anche Mario. Un culo della anche Madonna. Mario Pinguino era tubo blef. Mi pare anche lei, sai. Mi pare pure lei, sì, sì, sì. Beh, sta arrivando tutta la sfiga adesso. Cosa? Dei tubi. Abbiamo avuto troppa precedenza prima. Sì. Troppo culo in precedenza. No, no, pensavo di averla scasciata, Marimma puttana. Vabbè. Una volta mi pare si disse, avevamo trovato, okay. Beh, non è sì, sì, avevamo trovato nello stesso tubo, era dorato e si trovò due personaggi in evidenza. Pure del genere, non ci ho più capitato. Sì, era un tour. No, in realtà sì, però vabbè, il secondo anniversario, ma lì c'era la probabilità aumentata. Invece quella volta non c'era nessuna probabilità aumentata, per farvi capire. Allora, sia Mario costume da bagno che Rosalinda costume da bagno nel solito tubo, mai ci ricapiterà, raga. No, assolutamente. Io prendo lui. Anche se lui c'ha 6,90, ma non mi interessa. Prendo lui almeno un foglio. Per le medaglie. Sì, sì. Ma tutto raro. Pazzesco. Vabbè. Posto, vabbè, anche i rari fanno brodo. Vedete, sì, sì. Ma anche i comuni. In questo gioco non si butta via niente, ragazzi. Nonostante noi adesso comunque stiamo ampliando abbastanza la nostra collezione, però come vedete delle volte siamo obbligati a usare solo comuni o solo rari. Siamo riusciti a vincere classifiche anche con Baby Mario e Baby Luigi, che sono comuni, quindi. Infatti. Quindi mai dire mai. Oddio, il treno. Che ti pensavi dovevi rincorrere? Sì, ho pensato dovevo seguirlo. Mi hai spezzato. No, c'ho il set, attenzione. Ma Scalabowser per lui che cosa sarebbe? Lo sai te? Scalabowser per lui che chi sarebbe? In che senso? C'è Bowser che è il babbo, Scalabowser chi è? Ma Scalabowser in realtà è Bowser, però tipo con l'incantesimo di Kamek che l'ha resuscitato. Ma che trisciata, che dici? Eh sì, c'è in Mario Bros. DS. Non ci ho mai giocato io Mario Bros. Non mi ha fatto mai impazzire. No, no, ci ha rispinto addosso la tua banana. Va. Quando dà del mongolà 10 muori ogni volta. Dai, sono stronzissimi, insomma. Chi è che lancia le banane? Certo, in questa gara getti di sparo il guscione, va. Ma davvero, No, la bomba ha preso. Paolin, madonna. Che coglioni sta Paolin. Ma che è? Quella banana tenitela fino alla sì, fine. Sì, certo, tanto non ho da fare niente ora. Ok, via. È stata tosta come gara, Mamma questa. Mia, ho ripreso proprio a culo alla fine, non so nemmeno io come, ragazzi. Bene, bene. Quelli della tua squadra hanno fatto schifo, sesto, ovviamente, settimo, ottavo. Ovviamente, ma siamo a una gioia. Non ci si fa. Ok. Okay. Bene, bene. Ci si sblocca i regalini. Sì, sì, sì. Madonna quanto è avanti la barra, cavolo. Sì. Ma un botto. Un po' più avanti. 10 rubini in più. Ma di tanto. E prendiamo anche il barile ciuff ciuff dorato. Sì. Ho il livello 2. Ci va il 2. E questo ci va il 2. No, ce l'avevamo invece. Sì, ci va. Pensavo ci mancasse. Anch'io non me lo ricordavo. Bella. Continuiamo con Lago Vaniglia 1RX. Vai, con Ghiaccio Bros, che c'ha anche le medaglie tra l'altro, quindi Rino Lesto e questo qui che non so come si ricorda, Paraguscio. Ma scherzi. Siamo pazzi, ragazzi. Ok. Ma il Lago Vaniglia è pista cortissima. Sì. C'è già l'arrivo. Saranno neanche 30 secondi a giro questi. Che poi ultimamente noi si diceva di fare i video a 200 per farli più veloci. In realtà li stiamo facendo sempre a 150 perché ci siamo riabituati così per via della classifica e ovviamente facciamo anche molti più punti anche di normale, quindi No, mi dispiace ma tapin da Q. No. Dovete lanciarmi la prima. Ricca vostri. Bella, bella, anche vinto. Ah, prima di concludere poi finiremo un po' di shopping nel negozio delle medaglie. Sì, basta, sì, con poi. Quelle già ancora accumulate. Assolutamente.
Benissimo, fa schiaccia piccolo tartosso con Wario. Vai, schiaccia piccoli tartosso con Wario. Il primo già è saltato. Benissimo. Ok. Le monete non le prendo, non mi interessa. Oh, penso a schiacciare i tartossi. Questo mi è andato sulla terra. No. No. Mamma mia. Sembra facile. Sembra facile, in realtà non è facile. Quindi prendevi sempre per il culo, perché a me questo qui non mi riusciva, cioè non è che non mi riusciva, però molto spesso lo dovevo rifare perché facevo la scema, li ciccavo. E lui mi pigliava per il culo. Vedi? Tutto torna nella vita, tutto torna. Piccolo Darius. Beh, io penso 18 basti, no? Forse ne pigliava anche altri. Sì. Ok, dai. Sì, ne ha presi 4 alla fine. Dovrebbe essere passato. No, comunque sembra molto più facile a vedersi che a farsi. A farsi non è facilissimo prenderli tutti quelli che incontrate no. davanti. Dai, fatti, quanti erano? Non ho visto. Erano 12, okay. No, era facilissimo. Vai, vai nel negozietto, sbocco. Finiamo di shoppare dal negozio delle medaglie. 161 monete. Prendiamo uno di questi e uno di questi. Sì. Ok, ci prendiamo un biglietto vai. Abilità pilota raro e un biglietto abilità pilota comune. E ovviamente poi le riaccumuleremo, che molto ovviamente dopo dovremo fare anche le 600 monete perché non l'avremo mai fatte in video. No, quindi già lì ne accumuleremo dell'altro e poi ovviamente quando registreremo, insomma, non so quando di preciso, quando registreremo rispenderemo tutto quanto insieme a voi. Bene, quindi direi che per oggi può bastare, abbiamo fatto 3 trofei, un po' di cose, ci può stare. Va benissimo. Direi che possiamo vederci per le conclusioni finali, quindi a dopo. Eccoci qua con le conclusioni finali del secondo episodio del tour Todd vs Toadette. Abbiamo avuto un po' di sfiga coi tubi. Un pochino. 90 rubini investiti malissimo. Abbastanza male, nonostante qualche rarissimo, però l'abbiamo trovato. Vero. Non abbiamo trovato le cose che ci interessavano, però purtroppo. Quindi Poggio e Bua fa pari. No, infatti, quindi siamo appunto a capo. Cioè, abbiamo resettato il tubo, ma non ci serve a niente. Esatto. Quindi non lo resetteremo, ovviamente, perché abbiamo resettato il tubo per trovare due cose non in evidenza, che la probabilità era ancora più bassa. È vero. Niente, però, dai, abbiamo fatto qualcosina, quindi pian pianino ci stiamo avanzando. Sì, abbiamo visto poi che... pensavo una cosa, manco se avessimo trovato qualcosa di nuovo. È vero, a livello 1 sia la mia mobile che Luigi Pinguino. Cioè, Luigi Pinguino, in realtà, fino a poco tempo fa non ci sapeva, però l'hanno messo nel negozio delle leghe e abbiamo le monete. Ovviamente. Braso. Quindi è assurdo davvero. Il rosa sembrerebbe che abbia portato bene, perché comunque la squadra di Toadette al momento è un po' più avanti, quindi sì. Speriamo, ecco, 47-53 ci può stare. Sì, infatti, quindi speriamo bene, ecco, e vedremo nei prossimi giorni. Non so di preciso quando andremo a registrare Mario Kart, se ci si fa dovremmo farlo direttamente anche domani. Sì, o se no si farà domenica, lunedì, insomma, vediamo con i tempi quando sì. ce la facciamo. Intanto ora off camera finiremo di fare le sì, 600 esatto. giornaliere, perché abbiamo speso tutto, come avete visto. Sì, e molto probabilmente se si fa qualche sfida o qualche altra cosa, tanto vi si fa il riassunto. Sì, assolutamente. Sempre, quando ci rivediamo, ecco. Quindi, insomma, ragazzi, speriamo che ovviamente il video vi sia piaciuto. Come sempre, vi invitiamo a lasciarci un mi piace. Fateci sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, come è iniziato il vostro tour, come sta andando. Che squadra avete scelto? Siete, se siete amici della patria o amici. Esatto. Iscrivetevi al canale e se vi va, noi vi consigliamo di farlo perché almeno non vi perderete i prossimi video, attivate la campanellina degli aggiornamenti almeno. Assolutamente. Basta un semplice click, l'attivate, almeno quando pubblichiamo un video vi arriverà subito la notifica e non ve li perderete. Ragazzi, grazie per l'attenzione, vi ringraziamo per il supporto che in quest'ultimo periodo sta aumentando e noi molto, ne siamo veramente contenti. Fiere, sì, sì. Vediamo il meglio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao, ciao a tutti ragazzi. Ti ho colpito. Sentite. Che prima ti colpivo io, ora mi colpisci te. Ciao, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Te parli piano, poi inizia, parli con quella voce, parti a raffica, mi spezzi. Ma non va bene. Sì, dovrebbe. Aspetta. Ma rimanga cane. Quindi si è detto facciamo queste porca miseria, non riesco a dirlo, aspetta. Facciamo queste. No dai, facciamo queste. Ma questa è Kingston o è? Parapendiovo bomba. Sì, bomba. Deltaplano raro. Quando era tipo non ce la bomba. Può.
Ma Arius è completamente impazzito. Mario anche se non era gigante. Amore! Vai, schiaccia piccoli tartosso con Wario. Vai. Amore! Vieni. Che puzzo! Mamma mia, mia! Che c'è? No, non si sente niente, vieni qua. Ma te stai scherzando, si muore niente. Di puzzo! Ma che dici, non c'è niente, sbobba! Ma che dici, c'è un puzzo, non si vieni respira. Qua! Dai, no, che manca no, mi... no! 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 Amore, c'è un pezzo di... Sei cattivo! Ma non c'è niente, ma cosa dici? Sì, hai fatto una correggia che mi ha steso a te postino. Babba Pia, è rimasto in quell'aria. Che fai di che non... Ma non è troppo no, 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 non te lo fa che no! Vado. Sei... E io me ne vado.